Amiche, benvenute in questo nuovo video. Buongiorno amiche mie, sono le 7:30 del mattino, quasi, tra qualche minuto ci arriviamo. E io ho appena finito di fare colazione, nel senso che ho mangiato le mie fette biscottate con il burro di arachidi. E poi vabbè, io bevo tanto di tè, mi faccio la caraffa quella che conoscete, trasparente. Vi lascio il link qui sotto, si può acquistare su Amazon, è bellissima, mi sto trovando benissimo. Anche perché mantiene la temperatura. E quindi la mia prima tazza l'ho bevuta e poi me ne rimane, ecco, quest'altra un altro po', e io me la bevo man mano nel corso della mattinata. Ragazze, questa mattina io oggi lavoro da casa, sono in smart working, ma so già che sarà una giornata impegnativa al lavoro e quindi ho necessità di rendermi quanto più libera possibile mentre lavoro, ma ho anche necessità di pulire casa perché sono 2 giorni che non sono riuscita a fare neanche il mantenimento e quindi devo proprio dare assolutamente una passata. E allora ho pensato di fare questo video in cui vi faccio vedere come poter gestire le pulizie facendole la mattina presto, soprattutto per chi lavora e per chi abita in un condominio. Comunque non posso fare tutto a quest'ora perché comunque c'è un orario di disturbo, anche se fuori già c'è un sole bellissimo, una giornata bellissima, però comunque c'è magari chi dorme e quindi non mi sembra giusto rischiare di disturbare, svegliare qualcuno. E allora vi volevo fare vedere come mi organizzo io quando ho necessità di anticipare un po' le pulizie, quindi per non trovarmi sovraccarica poi nel corso della mattinata. Quindi facciamo delle pulizie mattutine presto. Io in realtà questo lo faccio anche molto prima, inizio magari anche intorno alle 7:15, 7. Questa mattina mi sono svegliata tardi perché mi sono svegliata alle 6:30, per i miei canoni è tardi e quindi diciamo ho slittato un po' l'orario, però comunque resta il fatto che mi devo organizzare, come vi dicevo prima, per non dare disturbo ai condomini. Io ho appartamenti accanto, di fronte, sopra, sotto, quindi insomma ci sono parecchie famiglie che non voglio rischiare di disturbare. In alcuni appartamenti ci sono anche bambini e a maggior ragione anche neonati, e quindi a maggior ragione non mi va di correre il rischio di disturbare. Quindi ragazze, io inizio, ci vediamo fra qualche secondo, inizio, un bacione. Il momento della pulizia di casa per me è un momento bello, è un momento in cui io magari penso a determinate cose, mi faccio venire magari idee, ho dei progetti, oppure semplicemente faccio delle riflessioni, oppure semplicemente ragazze mi rilasso pensando di stare coccolando me, la mia casa e la mia famiglia. Devo bere perché c'è un macello, mi sento male. Però ragazze, questa è YouTube verità. Questa mattina a casa mia è così. E allora amiche, armiamoci di forza e coraggio e anche tanta pazienza e con molta calma, piano piano facciamo tutto. Io quello che mi sento di consigliare sempre è quello di partire da un qualcosa, che può essere dalla cosa più stupida alla cosa invece più difficile e poi man mano tutto verrà da sé. Ed ecco qua ragazze che infatti abbiamo sistemato tutte le cose che andavano messe a posto, ho anche spruzzato un po' di questo profumo per tessuti che avevo trovato in offerta da Mauri. Non è male, e ogni tanto mi piace appunto spruzzarlo sul letto, sul divano, insomma, per andare appunto a deodorare gli ambienti. Devo dire che non mi dà particolarmente fastidio, nonostante io soffra di allergie di stagione, quindi in questo periodo ho il naso un po' sensibile. Ed ecco fatto, ragazze, abbiamo terminato la camera da letto, è a posto. Tocca ora alla stanzetta, come vedete io
Come dico sempre, magari lo ripeto per le persone che si sono iscritte da poco, non ho un ordine ben preciso nella mia routine, nel senso che vado molto in base a quello che mi va di fare in primis e anche ovviamente in base alle necessità. Mio marito non era in casa, quindi avevo tutto il tempo per pulirmi la stanzetta, fargliela trovare pulita al suo rientro e quindi l'ho fatto, ecco, in questo momento. Una bella passata di pezza con il mio detergente, quello che faccio io molto semplicemente con gli ingredienti che ho a casa, che ormai conoscete e che profuma tantissimo, perché sapete che metto anche un po' di ammorbidente, e così la stanza, oltre che essere pulita e sgrassata e lucidata i mobili, in realtà profuma tantissimo. E alla fine, piano piano, tra un pensiero e un altro, tra una cosa e un'altra, ragazze, facciamo tutto. Abbiamo già fatto il bagno, abbiamo già fatto le due camere da letto e adesso andiamo a fare appunto il piccolo corridoio con questo mobiletto. Ovviamente quello che io sono andata a fare adesso è stata la parte dello spolvero. Ed eccoci arrivati all'ultima stanza, proprio perché ecco, lo spolvero mi permette di non fare e mi permette di anticipare una grossissima parte del lavoro quando si pulisce casa. Quando sarà arrivato, diciamo, un orario giusto per non dare disturbo, mi rimarrà soltanto da passare l'aspirapolvere ai pavimenti e avrò terminato. Come vedete, dovevo ancora sparecchiare la tavola, perché questa è la mia vita, ragazze, senza filtri, senza, penso che sia un po' la vita di tutti, nel senso non sempre tutto è perfetto. Sono le 9:10, quasi un quarto, quindi io devo assolutamente attaccare al lavoro, sono anche 10 minuti in ritardo e ragazzi, alla fine ho fatto quasi tutto, mi manca soltanto da andare a spolverare, volevo dare una passata anche ai pensili dell'angolo cottura e da fare un po' qualche piatto e svuotare la lavastoviglie, però insomma niente di che. Quindi ragazze, come vedete, in realtà sono riuscita a fare una grandissima quantità di cose senza dare fastidio a nessuno. Se mi fossi svegliata prima, avrei anche proprio fatto tutto, però va bene così. Adesso quello che in realtà posso già fare, infatti adesso mi collegherò al PC, vedrò se ci sono cose da fare. Se vedo che la situazione è tranquilla e sto ferma, mi passo l'aspirapolvere, però sostanzialmente il concetto è questo: fare tutte quelle cose che comunque si fanno in una giornata di pulizia di casa, magari approfittarne. Ecco, perché voi sapete che io sul mantenimento, ad esempio, in realtà non vado tanto con la pezza, vado per lo più con lo Swiffer, il piumino, però ne ho approfittato invece per passare la pezza con il detergente, quello che faccio io, anche se l'avete visto nella bottiglietta del Quasar, ma quella era finita. Io dentro, siccome mi si è rotto lo spruzzino, infatti lo devo comprare, ho messo la mia soluzione, quella che faccio io con acqua ammoniaca o comunque qualsiasi additivo disinfettante, sgrassante e ammorbidente, me la sono messa lì dentro e quindi mi sono fatta appunto tutte quelle cose che io comunque avrei dovuto fare. E in realtà alle 9 a me non rimane che soltanto andare ad aspirare, chiaramente divano tappeto, passare l'aspirapolvere nei pavimenti e poi passare lo straccio e ho finito. Quindi cose che insomma nel giro di un'ora senza fare le corse facciamo. E quindi ragazze, vabbè, io mi metto un attimo al computer, quindi passerà un po' di tempo, non so quanto, per voi invece aspettate un attimo perché ci prendiamo a questo punto un buon caffè insieme. Buon caffè, amiche mie. Finalmente, non sapete quanto l'ho desiderato, sono le 11, quindi in realtà mi sto sbrigando un po' tardi, però ragazze, mi rimane soltanto da fare i pavimenti e da passare l'aspirapolvere
sul divano e sul tappeto. Adesso che dovrebbe esserci un attimo di tregua, scusate se ogni tanto controllo. E comunque, adesso che ci dovrebbe essere un attimo di tregua, mi prendo il caffè e mi vado ad aspirare subito divano e tappeto, così mi tolgo il pensiero. L'avrei potuto fare anche adesso, solo che avevo bisogno di ricaricarmi perché mi sento un pochettino stanca. Non so se è la terapia che sto facendo, che comunque è una terapia per me un po' pesante. Telefono. Tornata, ragazze. Per voi pochi secondi, per me è passata mezz'ora. Vabbè, diciamo un'emergenza. E non mi ricordo che cosa vi stavo dicendo, comunque, vi volevo dire che ho provato il detergente, quello dell'Eurospin, che avevo preso all'Eurospin, quello Vetri, perché lo sgrassatore non mi è piaciuto. Della Amo Essere Eco Vetri Multiuso, questo l'ho preso all'Eurospin, è 1 litro, quindi veramente tantissimo. E questo, ragazze, non mi dispiace, sinceramente non mi dispiace, mi piace come deterge, buon profumo. E poi riesce anche a togliere, insomma, le macchie dai vetri, devo dire anche abbastanza facilmente, quindi questo mi è piaciuto parecchio. Sì, sono rimasta soddisfatta. Mi ero nel frattempo preparata la pera cotta, quindi vado a fare anche merenda, mi finisco di prendere il caffè mentre faccio merenda. E poi, ragazze, finisco, anzi prima mi aspiro, perché dovete sapere che aspirare il tappeto, il divano, è una delle cose, cioè rientra tra quelle cose che io odio fare, cioè proprio le faccio completamente di malavoglia, e quindi adesso mi do un'aspirata e poi faccio merenda, appunto, anche perché la pera cotta si sta raffreddando, mi dispiace perché invece a me piace mangiarla calda, pure perché oggi le temperature si sono abbassate. E poi devo fare una serie di cose, devo andare a spedire ho venduto un paio di mezze punte su Vinted e quindi le vado a spedire perché le ho vendute ieri sera, le voglio spedire subito, anzi l'avrei voluto già fare questa mattina, ma come vedete non ho avuto modo. E poi devo iniziare a pensare non tanto per il pranzo, perché a pranzo mio marito non viene, quindi io credo che mi arrangerò con la mia bowl di yogurt e questa sera invece magari mangiamo un po' meglio, pure perché mio marito tornerà affamato, quindi penso che mangeremo presto e quindi voglio prepararmi un po' di cose, anche il pranzo per domani, ma non voglio annoiarmi e dilungarmi. Lo vedrete man mano nel video, così vi faccio anche un pochettino vedere, vi do magari qualche idea di menù. Per il pranzo di domani, ragazze, ho una cosa in mente buonissima, non vedo l'ora. Tra l'altro, mi sa che sarà l'ultima volta che potrò fare questo piatto, scoprirete perché. Per stasera ancora non ho idea, e insomma. Mamma, ci organizziamo, devo pensare anche a qualcosa per domani sera. Ragazze, basta, la chiudo qua, mi sbrigo. Ripartiamo quindi con le nostre pulizie. Ecco, io impiego un po' di più in questo caso perché comunque mi divido tra casa e lavoro. Diciamo che io approfitto dei momenti morti per farmi queste cose a casa, quindi in realtà qualcosa che potrei completare in una mezz'oretta può darsi pure che impieghi un'ora e mezza, ma perché giustamente se arrivano cose da fare al lavoro devo assolutamente e immediatamente interrompermi. E come vi dicevo, l'unica cosa che mi rimane poi in questo caso sono appunto aspirare giusto il tappeto e il divano e poi dare una passata di aspirapolvere ai pavimenti e lavarli. Finito di pulire casa, mi dedico alla cucina, nel senso di preparare un pochettino di cose, il pranzo, ma chi mi segue da un po' di tempo sa che io mi organizzo proprio i pasti anche per i giorni successivi. In questo caso stavo cucinando i ceci e poi mi sono presa questo momento di pausa, di svago, proprio di totale relax, andando a completare, o meglio, a continuare la raccolta punti della Mulino Bianco per prendere
prendere questo frullatore, sto concorrendo appunto alla raccolta dei punti per prendere questo premio. Ragazze, mi piacciono tantissimo, questa è una cosa che io ho proprio preso da mia madre, e anche lei era appassionata di queste raccolte punti, lo è ancora, tanto che mi sta anche aiutando per questa, e io come lei appunto quando posso le faccio tutte. Sono le 2:25 e mi sto organizzando un sacco di cose, ragazze, sto pulendo verdure eccetera. La ricetta che vi dicevo, che probabilmente sarà l'ultima volta che la farò, è questa, ragazze: zucca e ceci, buonissima, tra l'altro un connubio che si sposa benissimo sia come sapori sia come nutrienti. Questo me lo voglio portare domani a pranzo, lo sto facendo anche per mio marito. Per me ho messo appunto la zucca passata, i ceci, che sono questi che ora vi faccio vedere. Praticamente sono questi decorticati che mi ha dato mia madre. Si devono semplicemente risciacquare, non hanno bisogno di ammollo, cuociono per 55 minuti, pentola a pressione, sono sufficienti 25 minuti. E insomma, sono buoni. Io li avevo assaggiati a casa di mia madre, vabbè, lei è bravissima a cucinare, allora erano venuti buonissimi, però secondo me sono comunque buoni. E quindi una parte appunto me li sono messi lì per me, l'altra parte li ho già frullati insieme alla zucca, ho allungato con un po' d'acqua e li ho messi qui dentro, e qui è il resto della zucca passata che è rimasta. Adesso vado a condire con sale, e un pochettino di aglio in polvere e curcuma. Fate il rumore della cappa, ma come vedete abbiamo tre fuochi accesi, anzi due, questo è spento ma fuma. Allora ragazze, poi vi faccio vedere a cotture ultimate che cosa ho preparato, quindi vi racconto anche il menù di questa sera e di domani a pranzo, quello che mi porterò in ufficio. Intanto qui ho messo già la pasta, i risoni che appunto mi porterò domani a pranzo, poiché questa è pasta di grano saraceno, ha una cottura molto rapida, io gli ultimi 5 minuti li faccio fare a gas spento e si cuoce benissimo. Poi qui sono in cottura gli asparagi, quelli che ho preso al mercato, dovreste già aver visto il video, e secondo me, a parte hanno proprio un bel aspetto, 6 euro il chilo, secondo me era stato veramente un buon prezzo. Ho lavato i pomodorini, una parte li ho cucinati per stasera, poi vi faccio vedere come, e questa parte sto aspettando che si asciughino, che sgocciolino bene bene, così li metto in frigo e questi sono pronti all'utilizzo, più per mio marito, così se li ritrova pronti. Ho messo su quest'acqua perché sto facendo per questa sera il minestrone anche. Io prendo questo, ragazzi, il minestrone è delicato perché io devo cercare di evitare al massimo le patate, e per quanto riguarda i legumi io li devo mangiare porzionati e non più di una volta a settimana, quindi ho trovato questo all'Eurospin che costa pochissimo ed è veramente molto buono, ed è appunto il delicato senza patate e fagioli a basso contenuto calorico, perché comunque carboidrati e proteine non ce ne sono, sono solo verdure ad alto contenuto di fibre. Beh, ci sarebbero anche i funghi sarebbero un po' una proteina, però ragazze figuratevi quanto ce n'è, comunque è molto buono questo. Il pranzo per domani ce l'abbiamo, ragazze, tutto pronto. Allora, questo sarà quello che mi porterò io in ufficio. Come vi ho detto, la zucca con i ceci, io un po' di ceci me li sono lasciati interi perché a me piacciono da morire, a mio marito no, con i risoni di grano saraceno. Questa si è raffreddata, adesso la vado a mettere in frigo. Questa è la porzione per mio marito, dove i ceci sono tutti passati perché a lui non piacciono tanto, quindi gliel'ho passati tutti. Tra l'altro, ragazze, ho assaggiato appunto questa passata, ragazze, è venuta buonissima, quindi se trovate una zucca ancora buona approfittatene, perché un po' le temperature si devono riabbassare in questi giorni, già oggi sono un pochettino più basse, e quindi una bella zuppa, diciamo così, con ceci e zucca secondo me ci sta tutta. Potete anche aggiungere, volendo, dei cubetti di pancetta, dei funghi anche, però così è proprio leggera leggera, tutto bollito. Quindi questa per mio marito, adesso chiudiamo, mettiamo in frigo. Questa è zucca semplice che è rimasta perché la zucca era veramente un bel pezzo, e quindi me la metto in frigo per i prossimi giorni.
E poi io in ufficio mi porterò, diciamo, per integrare la parte di verdure, mi porterò gli spinaci che sono rimasti da ieri che ha cucinato mio marito, più gli asparagi che ho appena fatto. Per quanto riguarda invece questa sera, ragazze, vi dicevo, ho il minestrone in cottura, a mio marito faccio come condimento, perché farò il pollo panato, faccio come condimento questo, ragazze, erano gli asparagi sempre rimasti da ieri. Siccome a lui piacciono, mi faceva piacere che li mangiasse un'altra volta pure lui, e allora glieli ho messi insieme ai pomodorini, cipolla rossa, un pochettino di origano e olio, e fa un profumino delizioso. Sono sicura che è un contorno che a lui piacerà moltissimo. Ragazzi, ho finito, non è tutto pulitissimo, però più o meno, insomma, poi stasera devo dare una passata qua, ho fatto tutti i piatti e ho finito di cucinare, ragazze, o quantomeno ho finito di fare quello che mi potevo anticipare. Sono le 5:20 e io mi devo iniziare a preparare perché alle 6 ho danza, devo ancora portare giù Gray. In tutto questo io ho anche fatto una piccola spesa al supermercato perché ho preso le fettine per stasera. Ragazze, non ho trovato le sottilissime di pollo, ma ho trovato quelle di tacchino e le ho prese perché so che dovrebbero avere più o meno lo stesso sapore. Al tatto queste di tacchino le ho trovate un po' più morbide. Io considerate che non le ho mai fatte, quindi per me è la prima volta. Ripeto, al tatto le ho sentite un pochettino più morbide. Comunque le ho panate e adesso queste le metto in frigorifero perché queste le vado a cucinare proprio stasera, una mezz'oretta prima di cenare, insomma, così le mangiamo subito. Poi ho preparato il minestrone, non ce l'ho fatta a passarlo, pure questo lo passerò stasera, tanto è proprio un attimo. E poi, ragazzi, ho fatto gli asparagi qui che ho già messo in frigo. Ho preso pure un'insalata perché voglio anche. Avevo dell'iceberg già aperta e quindi voglio fare un mix con la cipolla rossa. Insomma, per stasera c'è tutto, ragazze. Devo dire un pomeriggio molto impegnativo. Comunque, io adesso finisco di fare merenda col mio frullato buonissimo, banana a kiwi. Ragazze, dovete provarlo. Io ci ho messo anche dentro qualche mandorla. Porto giù Gray, mi vado a preparare e poi niente. Amiche, siamo a parecchi giorni dopo, sono saltate le clip finali e quindi niente, vi registro questa giusto perché volevo concludere il video salutandovi, ringraziandovi sempre per tutto l'affetto che mi dimostrate, che sapete che è assolutamente ricambiato, e dando anche il benvenuto ai nuovi iscritti. Un bacione, ragazze, se vi va, vi aspetto sempre nei commenti e ci vediamo al prossimo video.